God bless this movie. God bless it. Ciao a tutti amici, benvenuti su Main on Horns, una demo. Come potete ben leggere, poi c'è scritto che il gioco è ancora in sviluppo. Questa è una demo di un gioco d'accesso anticipato, di un gioco indie. Che momento per l'industria gaming, ma almeno le demo gratis, gratuite, sono tornate, no? C'ho ragione. Vabbè. Dobbiamo aspettarci un bel po' di cambiamenti, molto lavoro per migliorare il gioco perché viene migliorato ogni singolo giorno. Ci ringrazio per la nostra comprensione riguardo a questo. Non c'è nessun salvataggio. Vabbè, allora, settings innanzitutto, subito. New game, vediamo. Rise to Prosperity. Quindi, allora, vediamo un attimo. Ci saranno tre modalità di gioco: il barone ladro, cavaliere che si è fatta sta residenza in un castello su a nord. Dobbiamo migliorare la nostra forza e quando saremo pronti dovremo costruire dei claim, quindi praticamente avere casus belli per attaccare delle terre per sconfiggerlo, questo cavaliere nemico, in battaglia. Poi Realm Conquest, praticamente una battaglia tra vari re, candidati re, ecco. E quindi dobbiamo utilizzare l'economia, la diplomazia e la guerra a nostro vantaggio per diventare il sole unico governatore re di questa zona del reame. E poi c'è Rise to Prosperity, quella che noi proveremo oggi, perché questo sarà un Let's Explore di Main on Horns. Io sono in primo Lord che si insedia in queste terre e quindi dobbiamo da niente trasformare questa terra in una prosperosa città medievale. Oh, molto interessante, mi piace molto la grande varietà di simboli, colori e tutto, di stemmi anche, mi piace molto. Io ne voglio uno non troppo, abbastanza semplice. 2000 years later. Perfetto. Molto bene. Ok. Bene. Va bene, no? Lasciamo tutto così com'è. E proviamo subito una partita. Sono molto curioso perché ho sentito buone parole da svariati amici che hanno provato questo gioco, simile a Life is Feudal, Forest Village, sotto punto di vista del gameplay, ma con una grafica molto migliore. Quindi questo mi lascia molto contento e quindi ho avuto la curiosità di portarvi questo Let's Explore. Ma vi consiglio di guardare anche altri video di altri content creator italiani che porteranno il gioco e sicuramente lo porteranno meglio di me, o che lo spiegheranno meglio di me, o che porteranno un long play su questo gioco e quindi potete avere un'idea ancora migliore rispetto al mio video. Quindi vi consiglio di farvi una panoramica generale di tutti i video che ci saranno. Ok, noi siamo qui. Un nuovo messaggio. Vabbè, c'è il fuoco, il fango, che è il cuore di ogni insediamento. Un bastione di salvezza, come dire, ti scarda. E con la sua luce combatte l'oscurità del mondo. Obiettivi. Costruire un granaio. Un logging camp per i depositi di legna. Un forager hut, quindi una capanna per un raccoglitore, e uno storehouse che è il magazzino generale. Va bene, allora. Logging camp per costruire, per tagliare a legna, e quindi mettiamo in una buona zona. Mettiamolo qui.
Molto bene la possibilità di fare strade. Ah, così, ok. Ok, logging camp fatto. E quindi adesso posso costruire direttamente. Perfetto. Poi, forager hut. Possiamo roteare in questo modo, perfetto. Perché qua non posso? Quanta legna c'ho? 5, aspetta un attimo. Questo pianta nuovi alberi. Lo faccio qua. E poi il forager hut, che lo giro in questo modo e lo metto esattamente qui. Perfetto. Però non ci ho assegnato gli abitanti. Vado immediatamente a portare più abitanti. Intanto vediamo un po' come costruiscono. Ah, perfetto, con WASD voi potete muovervi per bene e con, se tenete premuta la rotellina del mouse, potete sbizzarrirvi. Beh, mi piace molto come hanno fatto qui. Come faccio a portare così? Add work. Ma aggiungiamone due, va. Che serve la legna, effettivamente. Allora, vediamo un po'. Mi piace molto come le animazioni, mi piace molto come avviene lo sviluppo di una costruzione, di un edificio. È molto, molto coinvolgente. Puoi cambiare i nomi alle persone? Vediamo se si può. No, non si può. Sì, vabbè, questo lo so. Ok. Quindi parlano anche del meteo. Exposed storage. Homeless families. Azzo. Aspetta. Ah, si possono creare delle case con i flexible borders, quindi azzurro. Molto interessante questo. Però non abbiamo abbastanza legna, quindi dobbiamo attendere. Devo ne tre qua, va. Hitching post. Ma ok, qua ci sono le surprise che quindi si trovano fuori e quindi se ci stai in maltempo può succedere la fine del mondo. Ok. Però ci sarebbe bisogno di gente. Come si fa a vedere? Se ne ho messi tre qua, uno qua. Ce n'è uno qua. Ah no, e allora dobbiamo toglierne due da qua. E continua la costruzione. Pensavo avessi più geni, invece sono solo 5, quindi bisogna devo fare più attenzione. Vabbè. Allora, però tu te ne vai da qua. Ne mettiamo uno qui. Perfetto.
Perfetto. Così ne togliamo uno da qua. Abbiamo detto che avevo un granaio. Quindi io il granaio lo farei. Farei qui. E lo storehouse lo metto qui. Ok, però tu te ne vai da qui. Comunque sì, è vero, a livello di gameplay pare, mi ricorda molto Life is Field. Noi abbiamo di mesi prima che le nostre risorse finiscano, va bene. Allora, mettiamone uno a foraggio, quindi qua ce ne stanno due. Qua uno, ok. Credo che dovremmo costruire qualche casa. Penso che sia arrivato il momento, ecco. Not too small. Ah, ok, quindi dobbiamo fare un po' più grande cerco. Allora aspetta un attimo. Facciamo così. Ok, va bene, perfetto. Il granaio è stato costruito. Stiamo costruendo adesso lo storehouse. Perfetto, quindi il magazzino. Molto bene, molto bene. Allora facciamo un attimo una cosa. Un nuovo messaggio. Allora. Ok, le nostre risorse sono al sicuro. Asciutto, e quindi la prima parte di lavoro è fatta. Adesso bisogna costruire. Ah, quello che stavo costruendo adesso, le case e un pozzo. Perfetto. Una cosa che mi piace del pozzo che ho notato è che non è che lo puoi costruire dopo tu, cioè non è che lo puoi costruire qui o qui. Se voi vedete questo corso d'acqua, sapete che qui ci sta il pozzo. Quindi è ovvio che sotto il corso d'acqua, sopra, scusa, il corso d'acqua, noi ci mettiamo il pozzo e lo metto esattamente qui, che è un posto perfetto. E non prendere altro tempo alla fine. Perfetto, va bene. Allora, andiamo spediti, perché stiamo andando molto bene. La nostra approvazione è del 39%, molto basso, non mi piace sta cosa. Abbiamo due... effettivamente al lavoro. Punto ingresso sta qui. Se io mettessi uno qui e uno qui, ok, porta le risorse al sicuro. Perfetto, ottimo. Quindi 1, 2, 3 e 4. Dov'è il quinto? Perfetto, adesso voi potete... uno si può togliere da qua, quello nel magazzino rimane. Perfetto, questo è stato costruito. Che c'è scritto? Ok, alcuni paesani stanno arrivando nel tuo villaggio. Questo è bene, ma occhio alle tue risorse. La fame e il freddo... come di... ah, no! I contadini paesani affamati o... che stanno al freddo possono ribellarsi. Allora io direi di costruire qualche altra casa. Mi piace così.
facciamo adesso. Mi piace molto la gestione delle strade, mi piace moltissimo. Fatta molto bene. Però abbiamo bisogno di più gente. A prendere il cibo, perché le scorte potrebbero finire. Abbiamo, ok, togliamo uno allo storehouse. Il pozzo è stato costruito, quindi abbiamo un accesso all'acqua, che poi è anche molto vicino, quindi sono molto contento di questo. Abbiamo 310 giorni, credo che siano i giorni, non so cosa sia questo, alla fine della cosa, qua della missione. Ok, abbiamo 9 persone che li stanno unendo. Giustamente stiamo aumentando il numero di case, quindi aumenta il numero in generale. Ok, perfetto, molto 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 bene. Settlement level increased, abbiamo aumentato il livello del nostro insediamento addirittura, quindi adesso noi possiamo Ok, siccome siamo di un nuovo livello, è come, per farvi un paragone, non solo come Life is Field and Forest Village, ma anche come The Settlers 6 Rise of an Empire. Ogni volta che tu aumenti di livello il tuo insediamento, la tua popolazione aumenta anche le sue richieste. Quindi giustamente devi migliorarti sempre di più. E dando i giusti requisiti si potrà aggiornare le case che voi avete costruito. Molto bene. Allora non perdiamo tempo. Mettiamo 3 nel forager hut. 2 nella legna questa qui, classica. 1 qui nella legna normale. Uno nel piantare alberi e il resto viene un attimo da sé per capire un attimo. Se ci sarà qualcuno disponibile, ecco. Possibile che non ci siano più persone disponibili. È assurdo. Vabbè, allora, togliamone uno e mettiamo il food stall. No, ho sbagliato. Dove sta? Ecco. Ah, ok. Dobbiamo creare un mercato per far sì che la popolazione che vive nelle case, queste qui, possa avere un facile accesso. Ok, va bene. E allora dobbiamo fare... Penso che sia abbastanza grande, forse ho fatto anche troppo grande. Però non conoscendo il gioco, vediamo... Come vogliono che io metta? Una food stock.
poi un firewood, oddio, e il clothing lo mettiamo qua. Ok, forse ho fatto troppo grande effettivamente, però non fa niente. Quindi dove mettere la gente qui, effettivamente. È tipo mercatino. Quindi se io togliessi questi qua e metto uno. Così. Ah, vedi, si chiamano le bangarenghe del mercato. Questa mi ricorda quella di Age of Mythology. Quindi io facendo ciò posso fare upgrade, perché avranno ciò che desiderano. Cioè, capito, però ci tengo 10 per, ci tengo 15 persone e solo 5 possono fatiare, non ho capito. Perché solo 5 persone possono lavorare? Non vedo utilità. Scusatemi, ma per fare, ah giusto, per fare le penne c'è, però c'è bisogno del cacciatore. Quindi facciamo una cosa, no, ah sì, ok, ecco fatto. Mettiamo uno qui. Mettiamo uno. Così quando andrà a cacciare, mettiamo uno qui. Vediamo se riesco a finire comfort and conveniences e poi finisco in video. Cercherò di farlo senza tagli, perché voglio farvi vedere appieno il tutto. Ok, lei sta sta scuoiando questo animale. Il socio animalisti, non rompetemi i coglioni. Lui cammina tranquillo, sbatti contro il muro. Dov'è? Sta a trasportare i bac. Ah, ok, tu ci stai e vai. Mi piace come ci sia effettivamente una vita e a scopo logico in questa villaggio in sé. Cioè ognuno ha un proprio oggetto con lo scopo di fare quella determinata cosa. Ad esempio lui sta a tagliare il tronco, o manchi ogni volta, però si apprezza lo sforzo, insomma, ecco. Quindi ci sta effettivamente vita, una vera vita. Arriva il gelido d'inverno, attenzione, adesso c'è una priorità, li mettiamo questi due qua. Serve intrattenimento e fede pure. Quindi dobbiamo costruire una taverna e una chiesa. La Madonna, gigante sta. Aspetta, gira, perfetto. Ecco, la chiesa qui è bellina. Fa un certo effetto qua, eh. Non è male. Anzi, non è affatto male. Ma costruisce una taga sua. Perfetto. Però servirebbe gente che dia una mano. Ah no, sono a fare questo, scusatemi. Non ho visto. Ah, boh. Benissimo.
Priorità una casa. Niente, poi una famiglia, una chiesa. Va bene, va bene. Facciamo prima una chiesa. Allora. Via questo. Perfetto. Magari arriva più gente, può dare una mano. Si spera. Bello. Pensa. Ah, vuoi anche cambiare. Molto bellino, molto carino. Mi piace. Mi piace molto. Io direi di togliere questo da qua. Tolgo questi da qua. Metto una taverna. Perfetto. Facciamo così qua. Facciamo così. Così. Niente, non riesco ad aggiornare le case. Vabbè. Signori, prima che io faccia una grandissima figura di merda, io vi ringrazio per aver visto questo Next Explorer quasi non play, perché ho dovuto sicuramente tagliare qualche cosa perché non, per capire come dovevo fare per aggiornare queste case senza riuscirci. Devo ammettere che ti prende molto, molto divertente. Io vi consiglio di provare la demo, non solo perché è gratuito, la demo ovviamente, ma proprio per avere un assaggio di questo gioco nelle vostre mani, in modo tale che voi riusciate a capire da soli se questo gioco vi possa piacere poi alla fine, quando sarà, quando uscirà la sua versione 1.0, quindi quando il gioco sarà completo o no. Dal mio punto di vista personale mi piace molto, mi sto divertendo, continuo a giocarci off camera, ovviamente. Questo è un Next Explorer per voi, per darvi un altro punto di vista di un'altra persona, ma io vi consiglio sempre, come ho detto all'inizio video, di guardarvi anche i video o live streaming di altri content creator che potrebbero essere anche migliori di me, che sicuramente non sono. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, se ne avete fatto lasciate un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!